parla Alberto Sordi. Buonasera amici miei carissimi, buonasera a tutti, come state? State tutti bene? Ah, beati voi! Certo che a questo mondo se ne vedono e se ne sentono proprio di tutti i colori, sapete? Sembra sempre di stare al cinematografo. Ah, a proposito di cinematografo, ci siete mai stati voi a Cinecittà? L'avete mai visto come si fanno i film? Non l'avete mai visto? Ah, io sì, amici miei, l'ho visto proprio con questi miei occhi, sapete? Perché sono stato a Cinecittà e c'ero andato proprio per lavorare nei film. E invece, guarda un po' che cosa mi va a capitare. Perché voi non lo sapete che cosa mi è capitato a me a Cinecittà. Ah, non lo sapete? Beh, statemi attenti tutti e poi vediamo che cosa ne pensate. Ecco qua. Dammi quel 5.000! Monta su quel cavalletto! È pronto il carrello? Permesso. Oh, accendi tutto! Va bene, sì, bravo! Buongiorno signore, scusi, è lei il regista di questo film? No, non sono io, è quello grasso là, seduto, là in poltrona, che legge il copione, lo vede? Ah, sì, lo vedo, è quello il regista? Sì, è quello lì. Accidenti, oh. Grazie tanto signore. Prego. Voi laggiù! Dovete entrare in casa senza che nessuno se ne accorga! In silenzio, capito? E lei, signorina Boni, più meravigliata! Il suo viso deve esprimere più sorpresa quando lo vede arrivare, capito? Oh, bene! Quando è pronta la scena facciamo una prova, eh? Dunque. Buongiorno, signor regista. Ah, buongiorno. Buongiorno. Io sono arrivato. Eccomi qua. Che devo fare? Signor regista? Signor regista? Signor regista? Eh? Dico, che devo fare io? E lo domanda a me. Ah, non lo devo domandare a lei? E a chi lo devo domandare, scusi? Che cosa? Quello che devo fare. Ma che cosa deve fare? Non lo so, signor regista, cosa devo fare. Questa è la prima volta che vengo a fare i film. Sono poco pratico, non è vero? E sono anche un po' vergognoso, io dico con tutta sincerità. Ma lei chi è? Io sono generico di categoria, signor regista. Ah, è un generico? Sì, signore. E mi piace tanto lavorare nei film. Che c'è? Sono io, signor regista, sono proprio tanto contento. E poi sono sicuro di poter riuscire bene, sta. Me l'hanno sempre detto tutti quelli che mi conoscono e che mi vogliono bene mi hanno sempre detto, ma tu dovresti proprio lavorare nei film, sai. È un peccato che tu non sfrutti questa tua bella prestanza. Mamma mia, davvero, hanno ragione, è proprio un peccato. Sono un bel giovane, ho un aspetto fiero, non mi manca niente. Mentre si vedono tante volte certi sgorbi nei film che fanno proprio rabbia, sa. Non è vero, regista, non è così, me dico io. Sì. E poi io ho avuto sempre questa predisposizione, sa. Mi ricordo quando ero bambino, andavo sempre, tutti gli anni, il giorno dell'Epifania all'Araceli per dire le poesie. E quando toccava a me salivo sul podio e non scendevo più. Sempre a dire le poesie. Dicevo certe poesie forte con questa mia voce che facevo rintronare tutta la chiesa. Ero proprio magnifico. Sì, sì, lo credo. Certo, ci deve credere. E poi si vede dall'aspetto, non è vero? Mm-hmm. Ma tante volte mi si dice, uno non lo sa. Lei certo, signor regista, non mi conosce. Ecco perché gli dicevo, non è vero? Se tante volte, non so, fosse possibile. Guardi un po' lei cosa devo fare. Magari lei mi fa una provettina. La posso fare una provettina? Ma che provettina? Quale provettina? Non la posso fare? Ma che cosa vuol fare? Non so, signor regista, tutto quello che vuole. Ne so fare tante di cosettine. Adesso c'è, come si dice, non è vero. Mi vergogno un po', perché sono un tipo molto vergognoso io. Invece quando sono solo con gli amichetti miei che facciamo il teatrino mi trasformo in mille modi, con tante facce diverse, l'una dall'altra, se mi vedete, signor regista. Non so, per esempio, un tipo bonario, un tipo arcigno, ne faccio tante di facce. Li vuol vedere, signor regista? Se li vuole vedere, glieli posso anche fare. Non so, per esempio, lo vuole vedere un tipo con un cipiglio? Che? Non lo vuole vedere? Che cosa? Un tipo con un cipiglio. Ma che cipiglio? Che è questo cipiglio? Il cipiglio? Il cipiglio è, per esempio,
Un padre, non è vero, che sa che il proprio figlio ha detto una bugia, lo chiama, dice, vieni un po' qua, tu, e lo guarda tutto così, con un gibiglio, guardi. Guardi come faccio tutto un gibiglio, guardi. Lo vede? Lo vede, signor regista? Signor regista? Lo vede, lo vede, come faccio bene, tutto così, sì, con un sì, gibiglio. Sì, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Lo vedo, così, lo vedo, faccio bene, non è vero, allora posso fare? No, non lo può fare, non mi serve, non ne ho bisogno. Non ne ha bisogno, allora mo dice lei, a piacer suo, signor regista. Sì, sì, va bene, dopo, dopo. Non ne so fare danni. Allora siamo pronti lassù? Possiamo fare una prova? Cinema. Bene. Via. Silenzio. Silenzio. Azione. Se non vuole un cibiglio potrei fare un divertezzo. Ma chi è? Che cos'è? Sono io, signor regista. E stia zitto. Ma non vede che stiamo provando? Sì, signor regista, non devo fare un divertezzo. No, non lo deve fare. Va bene, signor regista. Voi lassù. Fare danni, sì. Dovete avere un'aria più misteriosa. Fantastico, capito? Cosa, avanti. Che ci sono. Riproviamo. Silenzio. Via. Azione. Se non vuole un tipo attezzoso potrei fare un tipo gioviale. Ma chi è che parla? Sono io, signor regista. Ma insomma, la vuol finire lei, sì o no? Io sto provando, ha capito che sto provando. Sì, signor regista, allora non lo posso fare un tipo gioviale. Ma che dice? No, 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 lei non può fare niente, no. Nessuno può far niente. Sono io che devo dire quello che bisogna o non bisogna fare. Solo io, ha capito? Prego, signor regista, se per me fa un faccia complimenti. Allora me lo dirà lei quello che devo ma fare, sì, non è vero? Sì, sì, glielo sì, dico signore, io. Ma adesso si levi di mezzo, però. Sì, signore, sì. Allora, quando siete pronti, giriamo, eh? Io sono pieno di scaltrezza, sa, che qualsiasi cosa lei mi dice di fare, io la faccio subito. Per esempio, non è vero, signor regista, mi piacerebbe tanto di fare. Tante volte si vedono nei film, non è vero, quei bei giovani, tutti quei vestiti da guerrieri, con tutta una corazza scintillante, con un elmo tutto con le piume, sopra un cavallo bianco. Arriva il messaggero, proprio come nella canzone di Legnano, io con tutta memoria. Lo potrei fare? Lo posso fare il messaggero, signore Gino? Sì, 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 tutto quello che vuole, basta che non mi faccia perdere tempo e la smetta di venire ogni minuto a domandare qualche cosa. Allora, laggiù siamo pronti? La vogliamo girare questa scena? Bene, allora andiamo, pronti che giriamo. Silenzio, cicala. Sonoro, motore, ciac, azione! Da Federico Imperatore in Como, ed ecco un messaggero entri Milano da Porta Nuova Briglie Abbandonate. Ma popolo di Milano, i battepiede, fatemi scorta al conto legherato! Ma che roba è questa? È il canto del messaggero, signore Gino. Ma che è impazzito lei? Ma qui stiamo girando, lo sa che stiamo girando. Lo sa che cosa vuol dire? Non possiamo mica perdere tempo con lei. Ha capito? Perché l'ho fatto male, forse? Ma chi me ce l'ha mandato oggi questo qui? No, no. Lei ha fatto benissimo, lei è molto bravo. Grazie, è bravissimo a fare i cipigli, a fare i messaggeri. Ma vede, a me non serve. Questo è un film dei primi del Novecento, è un film musicale, dove si canta soltanto, ha capito? Ah, è un film del Novecento, dove si cantano le canzoni del Novecento? Ecco, ecco, bravo, sì, è proprio così, ha capito? Andate, ha capito adesso? Sì, ho capito, ha ragione, sa. Scusi, sa, signor regista, allora è tutta un'altra cosa. Che stupido che sono, ha proprio ragione. Non c'entrano niente i guerrieri, i messaggeri, che c'entrano? Non c'entrano niente. Oh, ha meno proprio un'altra cosa, dai. Meno, 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 meno. Cioè, dai, andiamo, allora. Un film del Novecento. Possiamo girare? Andate. Siete pronti lassù? Cicala. Sonoro. Silenzio. Motore. Jack. Azione! Son fili d'oro i tuoi capelli biondi e la boccuccia d'ora, gli occhi tuoi neri sono belli e fondi e non mi guardi ancora. Io t'ho visto uscire dalla chiesetta, due con un'aria di mistero. E troppo... Ma scalzone, criminale, deficiente, cretino, idiota! Ma che vuole lei da me?
Si può sapere, sì o no? Io niente, voglio da lei, e che gli ho chiesto forse qualche cosa? Io sono generico di categoria. Ma lei è un pazzo! Lei è un mascalzone! Lei se ne deve andare, ha capito che se ne deve andare! Mandatelo via! Perché via! Devo andare io? Via! Se non se ne va questo imbecille, me ne vado io! Senta lei, moderi le parole, sa! E guardi bene con chi parla, ha capito? Prima di dire questi invituperi! E se se ne va mi fa proprio un piacere a tutti quanti! Mandatelo via! Ma che si crede? Perché il regista può dire tutto quello che vuole? Che si crede che i film non si fanno pure senza registi? Se si prendono gli attori in metà strada, si prendono anche i registi in metà strada! E saranno certo migliori di lei, poverelli, senza tutta quella tua prosopopea, andiamo. Via, 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 conducetelo via, mandatelo via, via. E chi ha fatto questo film? Ehi, sono il direttore di produzione, ma che sta succedendo qui? Che cosa è successo? E che ne so io che è successo? Io mica lo so, tutto un tratto si è messo a urlare come un ottetto. Mamma mia, quello è proprio un regista indemoniato, stampa. Vada via adesso, vada via, non discuta più. Lasci fare, vada via. Sì, me ne vado, certo, e me ne vado. Io rinfuggo l'indannazione, sa, non ci resterei neanche un minuto di più qui. Mamma mia, che gente, oh. Gente proprio da cinematografo, sa. Ma che si crede che c'è solo questo di film? Ne fanno tanti qui a Cinecittà. Dai, io ti parto qua l'altra volta. Ma che qui? Buongiorno, signore. Scusi, è lei regista di questo film? No, non sono io. Eccolo là. Ah, è quello il regista? Ah, accidenti. Grazie, signore, grazie tanto. Pronti? Facciamo una prova. Buongiorno, signor regista. Buongiorno. Buongiorno. Io sono qua. Che devo fare? E chi è? Io sono generico di categoria, signor regista. Sono venuto tante volte. Abbiamo trasmesso Vi parla Alberto Sordi.